Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, con voi Slavi Gehring e il nostro video profumato, parapsicologico e Amouage, il mio brand preferito, però secondo me la vita di Amouage è divisa, proprio è stata divisa in due parti. Quando lavorava lì Christopher Chong e c'era una produzione di questi profumi incredibilmente, cioè, incredibili, pazzeschi, fosforescenti, wow, Amouage per me era la magia pura. E da quando Christopher Chong è stato mandato via dall'Amouage è arrivata una nuova persona, che tra l'altro lavorava in Procter & Gamble, che è un po' strano andare in questo brand così di nicchia, particolare, molto antico, e parliamo poi di Procter & Gamble, quello che producono i prodotti di casa, shampoo, eccetera. Però vabbè. Oggi parleremo di due nuovi profumi. Uno ho voluto prendere soltanto come un piccolo campioncino di 10 millilitri. Sapete che io, condividendo i profumi, ogni tanto ci scambiamo di questi profumi, prendo 10 ml di qua, 5 ml di là, per poter provare questo profumo e poi decidere se comprare o non comprare intero. E visto che avevo già il profumo con la nota di gelsomino nella Muage, e poi è uscito un altro nuovo che si chiama Ashore, sempre con la nota del gelsomino, ho detto proverò, prima di prendere un flacone intero, provo questo Ashore che cos'è. Non mi piace, non mi piace. Qui non c'è più la magia. Da quando è andato Christopher Chong, sembra che lui era il mago, che lui che aveva questa intuizione, ispirazione per poter creare dei profumi fantastici. E adesso non è più la stessa musica. Che dirvi di questo gelsomino? Note. Dichiarano cardamomo, pepe rosa, curcuma, gelsomino sambac, note soleggiate. Che cosa sono note soleggiate? Non lo so. Secondo me hanno messo un po' di aldeidi, rosa, ambra grigia, olivano, legno di sandalo. Che dirvi? Io non sento niente oltre gelsomino. E poi non soltanto il gelsomino, ma gelsomino indolo. Indolo mi sembra, pronuncia così. Indolo è una molecola stranissima che dà odore, scusate, ma proprio di cadavere di qualche animale. E questo odore spesso dà gelsomino e a volte fiori d'orange. Gelsomino bisogna proprio sapere elaborare, che non dà questo profumo così di morte. Strano, non piace a molte persone, però dipende sempre dalla pelle. Si vede che sulla mia pelle questa nota si sente molto fortemente. Io non voglio profumarmi di cadavere di un animale nel cespuglio del gelsomino. La magia qui, dove Amouage, mi state deludendo veramente tanto. Non c'è la magia, c'è il cadavere, punto. Puzzolente. Nel cespuglio. No. E non si sentono altre note. Una delusione pazzesca. Meno male che ho preso soltanto 10 millilitri, che non lo so se riesco anche a finirli, perché non riesco a pensare a nient'altro che soltanto a questa associazione. Per me, non è che dico che è un profumo che non valsa la pena comprare. Se ci sono le persone a chi piace il gelsomino e che sulla loro pelle non si aprono queste note indole, allora potrebbe essere una cosa bella, però esiste già un profumo che ancora è stato creato da Christopher Chong, sotto la sua tutela, non lui che è profumiere, lui è il direttore generale, era, che si chiama Portrait.
Anche lì c'è il gelsomino, tabacco e lemi, molto buono, molto fresco. Ho già fatto il video e vi metto da qualche parte dove ho parlato di quel tipo di gelsomino che mi è piaciuto moltissimo. Questo invece sembra una larva che... Scusate, sembra una larva che è entrata nell'aura, che cerca di essere bella e buona con ali di angelo, però dietro c'è una larva che puzza. È una proprio le larve che portano l'illusione perché non vogliono essere cacciate via e per questo spesso assumono un aspetto fisico, se si può dire, di qualche buona entità, però dall'altra parte non c'è nulla di buono e questo mi sembra proprio profumo di una larva che cerca di sembrare una cosa buona. Una delusione pazzesca. Va bene. Il prossimo profumo mi è appena arrivato. L'ho appena spacchettato e vi faccio vedere adesso questo processo di spacchettare. Eccolo qui, tolta la scura. Okay. Ascoltiamolo. Il colore arancione, ma non arancione bello fuocoso, materiale. Si chiama materiale. Materiale per me. Material per me è qualcosa di materiale. Io lavoro molto con la forza della materia. Io ho le mie idee di come potrebbe essere odore dello spirito della materia, della forza della materia. Sono molto curioso di sapere se qui troverò qualcosa di interessante. Io spero ancora che Amouage non mi delude. Un profumo nuovo, intero, appena uscito. Dai, vi prego. Dio fa il miracolo. Bene. Parfumiere Cécile Zarocchian, lei è molto famosa nel fare buonissimi profumi. E una bella scatola. Alla fine adesso hanno cominciato a fare scatole di questo genere con la nuova linea. È bello. Cosa vuole dirmi questa scatola? Interessante, material, un po' astratto così, vediamo. Provo subito sulla mano. Ho già sentito questo odore da qualche parte. Cioè, non possono inventare niente di nuovo. Non è deludente, assolutamente no, ma ho già sentito, perché prime note che io sento è proprio propoli. Esiste il brand che si chiama Liquids Imaginarius, Imaginarium, qualcosa del genere, e hanno un buonissimo profumo che si chiama Diabol Beauty. Qualcosa così, la bellezza diabolica. I prime note che si sentono è proprio note di propoli. Anche qui, note di propoli. È qualcosa di dolce. Ma io ho già sentito Liquids Imaginarius e poi mi sembra Addict di Christian Dior. Addict Christian Dior ha delle note molto simili. Leggiamo. Fragranza orientale gourmanica. Sì, perché infatti sento qualcosa di dolce, vaniglia o qualcosa del genere. Patchouli e lemi. Vaniglia di Madagascar e benzoino. Fave tonka, guaiaco, oud, incenso.
Labdano e osmanto. Sì, è buono, mi piace molto, però questa materia non è dei beni materiali. Questa materia, secondo me, è piuttosto del corpo fisico e questo propoli inizialmente, adesso no, adesso già meno, però è molto legata alla materia del corpo fisico, secondo me. Perché prima cosa che mi è venuta in mente quando noi ci facciamo del male, mettiamo propole, e poi passa la ferita. Se io mi ascolto, sento piuttosto il cuore che batte, sangue che scorre. Sì, questo è il corpo fisico. La materia, material, mi risuona come il corpo fisico. Perché così, questo colore così strano? Magari volevano parlare della terra che ha color marrone e qui abbiamo arancione con marroncino. Secondo me materia intendevano a dire qualcosa di tangibile in generale. Propole, da qui si sente proprio propole, poi dopo si apre, ma non so che dirvi, è buono, però, ma che strano, l'ho appena messo e comincia subito a entrare in confidenza con la pelle, con il corpo fisico. Non so ancora quanta scia potrebbe lasciare, non so quanto potrebbe essere persistente, è tutto da testare perché ho appena aperto e non ho avuto l'occasione di portarlo addosso. Stasera ho un evento, lo metterò e vedo come si comporterà poi lungo la serata, per quanto tempo riuscirò a sentirlo. Amouage mi piace, ma si vede che mi piacciono soltanto quelle che sono state create prima. Adesso queste novità ho già sentito. Ma perché non fanno qualcosa di completamente fuori di testa? Diventato molto intimo come profumo, molto vicino alla pelle. Metterò anche sui vestiti e poi vedrò quanto tempo mi rimane anche sui vestiti. Sicuramente farò poi un altro video su Amouage perché qualcuno mi ha chiesto proprio di far vedere tutta la mia collezione di Amouage. Va bene, ve lo farò vedere, ci sono tanti e magari non vado a ripetere raccontando di ognuno di più, ma sicuramente faccio qualche aggiunta a questo profumo. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao.